Ehi la ciurma! Io sono Mazzetes e ben ritrovati qui nuovamente su Magic Duels Origins. Continuiamo la nostra modalità storia su appunto Magic Origins, come si stava dicendo un attimo fa. Eravamo arrivati a Chandran Nalar, una ragazzina con molti problemi mentali. Ah, questo non mi ricordavo di averlo letto, ma forse l'avevo letto. Boh, non mi ricordo. Comunque, i soldati del Capitano Baral ti hanno quasi raggiunto quando ti infili in una fonderia di artefatti per nasconderti. Non appena entri, però, una schiera di artefatti automatizzati rileva la tua presenza e prende vita. Non sembrano molto amichevoli. Basta che non sia una schiera di Totterin. E poi... Ma guarda, io non sarei neanche... Ma uccidetela pure, ma è un... Uno sgorbio, un obbrobrio, un rigetto della natura, ma non lo so io. Chandra versus sistemi di sicurezza, lol. Allora, vediamo un attimo, che cosa abbiamo? Giovane piromante. Che non è niente male, ed è 1-1. Cioè, come costo. Elementare del fuoco, sì, manteniamo la mano, mi piace. Abbiamo abbastanza mano, abbiamo qualche creatura, anche qualche duna giocabile rapidamente, quindi non deve essere male. All'inizio lui che cosa gioca? Un costrutto vincolato. Non può attaccare da solo, ok. Quindi per ora non serve a niente. Però è comunque un 2-1 e... può essere cattivo. Allora, giochiamo quello. Cosa che ci è venuto alla Fenice di Chandra, che non è niente male. Lo scorso episodio è quello che ci ha permesso di contrastare un po' i totteri nemici. Non può attaccare naturalmente perché è da solo. E cosa abbiamo pescato? Incendia pire. Ha rapidità e può prendere più 1 più 0 al costo di un fuoco. E tappa non appena entra sotto il tuo controllo. Sono deciso se mettere un giovane piromante o se mettere l'incendiapire. Ma l'incendiapire preferirei metterlo dopo, quando posso disporre di più mana per poter attivare anche la sua abilità. Perché un 1-1 non è chissà che cosa, ecco. Sì, in realtà lui ci sarebbe morto lo stesso, eh. Oddio, riete compressore. Oh santi nomi, attacco ogni turno si può farle a un più 2 più 0 fin tanto che è un altro artefatto. E lui è un artefatto. E in più sono tutti artefatti probabilmente, quelli del suo mazzo. Non mi piace proprio nulla quel 4-3, eh? Allora, qua che cos'è? Una fiammata devastante. X danni a una creatura bersaglio. No, l'elementare del fuoco non posso ancora giocarlo. Questa è un'ottima carta, ma non la userei adesso, anche perché ho pochissimo mana. Io quasi quasi giocherei la Fenice di Chandra in modo da poter attaccare senza che lui possa difendersi. O un altro giovane piromante. No, io vado della Fenice di Chandra. Tanto questo è una roba abominevole. Se adesso lui attacca con... Io attacco con questo. Se lui adesso attacca con tutti e due, gli secco almeno il costrutto vincolato. Così tolgo anche il buff all'altro. Ma non credo che attaccherà con tutti e due. Per il fatto che se per caso attacca con tutti e due, rischia di depotenziarsi quello. Se attacca, secondo me attaccherà solo con l'ariete compressore. O con qualcosa che... infatti. No, attacca con tutti e due. E a me non dispiace, perché io posso sacrificare questo, a meno che lui non abbia degli istantanei, perché può ancora fregarmi. Però in questo modo almeno gli... Uno, gli tolgo una creatura, e due, ok, perfetto, gli tolgo il buff del tizio. Che non è niente male. Ah, cos'è questo? Ah, è un automa... Per cui... Ah, però è un automa, non è... È un artefatto, sì. Lo sto odiando.
Dovrei togliere dai piedi quel tizio il prima possibile. Perché è davvero molto cattivo. Però questo infliggerebbe 2 danni a una creatura bersaglio, perché ho solo 4 di mana. Non ho neanche abbastanza per giocare un elementale del fuoco, che sarebbe un'ottima cosa contro quei due. È abbastanza indifferente qua, perché tanto gioco il piromante, così quando giocherò la fiammata devastante posso evocare un elementale 1-1. E io andrei ad attaccare. Per forza, perché non posso sacrificarmi questa per difendermi da quei danni là. La cosa più... Ah, posso anche giocare un incendiapire, effettivamente. Ho ancora abbastanza mana, quindi va bene. Ah, rapidità, ma non me ne frega un Kaiser, perché... Ma cos'è questa? Scusa un attimo, cos'è questa? Fammi vedere. Ok, lui attacca con tutti e due. E io salto il blocco. Mi spiace perché passo a 9 punti vita, ma non posso rischiare. Il costrutto vincolato! Devo tirarglielo giusto, Mammut, qua, sto ariete compressore. Ha troppi artefatti, un altro costrutto vincolato. Se almeno avessi l'elementare del fuoco con cui posso fare qualcosa. Adesso dovrei poterlo giocare, sì. Vado di questo o gli distruggo... No, andrei di questo, per il semplice fatto che così posso sacrificare un'altra... un elementale che mi viene generato da questo. Se hai 2 o più carte istantaneo... ma non ho niente nel... 3 e glieli infliggo a lui. Sì, e le altre 3 le sacrifico per caso se lui mi dovesse attaccare. Cioè, no, mi attaccherà di sicuro, almeno con quello. Almeno con l'automa guardiano, ma adesso... Bisogna valutare un po' la situazione. Ok, perfetto. Allora io andrei a bloccargli questi due, sacrificando queste 2 creature. E l'altro lo lascio passare. Non bueno, ma al prossimo giro dovrei poter giocare l'elementare del fuoco e portarmi in una situazione di vantaggio. Vantaggio momentaneo, nel senso che... Comunque sono sotto di vita. Ma essendo che lui è tappato, andrei a attaccare anche con lui, anche con l'incendiapire. Giovane piromante, scusate, l'incendiapire è questo. In modo da infliggergli 4 danni e non soltanto 2, e avrei comunque l'elementare del fuoco per difendermi da questo. Ah, giocati totteri. Non buono, perché i totteri ora mi possono passare. E ha un'altra fonderia. E mi attacca con i totteri. Fortuna che ho tenuto la fenice. Per adesso mi sarà indispensabile per fermare quei totteri. Cos'è questo? Fiamma del tizione ardente. 3 danni diviso tra 1, 2 o 3 creature e giocatori bersaglio. Ma io quasi quasi li infliggerei tutti su questo, sull'automa guardiano. È una stregoneria, non è un istantaneo. Io andrei su questo. Posso giocare tutti sullo stesso, no? 1, 2 o 3 creature e o giocatori bersaglio.
Ottimo. E gioco anche l'incendiapire. Ora, un tottero può passare, ma l'altro glielo uccido con la fenice di Chandra. E ho un'ottima possibilità di... qua. Ah, prende più 1 più 0 fino alla fine del turno. Ma tanto... Posso attaccare? Sì, posso attaccare. Allora... E posso attaccare con lui, tra l'altro. Quindi è un'ottima cosa da fare. Allora, io attaccherei con questo, ma attaccherei anche con l'incendiapire, visto che l'ho buffato. E col giovane piromante. Tanti totteri non posso... Ah, santi numi. Mi uccide sia questo che l'altro. Ah no, mi blocca. E beh, effettivamente non è stupido. Non è stupido, si sacrifica un tottero che non vale nulla per bloccarmi i 5 danni là. Ora, lui ha 2 totteri, uno glielo posso fermare, l'altro no. Non attacca. Servitore runico. Quando il servitore runico muore, ogni giocatore pesca una carta. Ok, niente di grave. Ed è un 2-2. Ok, niente di grave. Sono comunque in una discreta situazione di vantaggio. Se riesco a giocare bene, non dovrei avere troppi problemi. Allora, io attivo questo, che è l'unica cosa per cui posso... Ah, posso prendere... Ottimo! Posso dargliene uno per ogni... storia. Anche se in realtà, non avendo travolgere, non serve un Kaiser. Mi dice attacca con quei due, ma io attaccherei con questo. Perché se poi dopo faccio passare questo e lui non me lo blocca con i totteri... Oh, è stata una cavolata. Vabbè, tanto non... Perché i totteri non posso fermarglieli. E devo per forza fermargli qualcosa. E non voglio fermare quello. Ok, ottimo. Credo che sia la situazione migliore che potesse succedermi. Due o più carte istantanee o stregoneria. Infligge 3 danni a quella creatura. Sarebbe stato comodo contro quella, ma quella è morta. Salta l'attacco. Un costrutto vincolato, ok. Continua a essere in vantaggio, ma la situazione è critica perché ho pochissima vita. Quindi una qualsiasi... un qualsiasi passo va falso. Un demone di fuoco, ok. Lo gioco con molto piacere. E quasi quasi farei l'impulso infuocato per tirare giù quella. Oh no. No, forse è meglio di no. Allora, io attaccherei con... Lui mi dice anche di attaccare con la fenice, ma io non voglio attaccare con la fenice, perché se mi lascio i totteri liberi... Questo rischio di sacrificarmelo però, sai? Vabbè. Proviamoci. Beh, effettivamente posso sacrificarmelo, nel senso che se per caso lui me lo blocca, esatto, ci perde comunque una creatura. E non vedo perché si è sacrificato quello. Ah, perché sennò quello là non può attaccare da solo, gli sarebbe stato inutile lasciarlo da solo. Ha comunque ancora 10 punti vita, e io 4. Ok, quello può poi sacrificarlo e ottenere altri totteri, che non è una buona cosa. Però 2 danni a una creatura bersaglio, ma non so quanto mi convenga farlo ora. Beh, però se gli distruggo il tottero, gli passa tutto il danno che gli faccio, che sarebbe 5... 11. Sì, perfetto, allora facciamo così. E poi attacco con tutto. Non ho più il tizio che si può buffare, no.
Lol. Si salva sto giro. Perde i due totteri, ma si salva. Splendido. Splendido. Cioè non nel senso splendido che non siamo riusciti a chiudere la partita. Però davvero ben giocata. Ma sto giro niente, non può più far nulla. No, no. Ha solo ritardato la fine di un turno, però ottimo. Non potrà niente contro i nostri elementari del fuoco. Meno 1 e arriva a meno 4. Ottimo! E quindi la nostra sgorbietta qua, Chandra, riesce a superare i sistemi di sorveglianza avanzati e lancia 15 magie rosse o verdi. Ah, ok. La buona notizia è che stai iniziando a padroneggiare il tuo dono della piromanzia. La cattiva notizia, hai mandato in fumo decine di preziosi artefatti e raso al suolo la fonderia. Senza dubbio ora il capitano Barra raddoppierà i suoi sforzi pur di trovarti. E beh, effettivamente, sei un po' un... Quindi ce l'avremo contro di lui, probabilmente. Ma questo succederà tutto nel prossimo episodio, quindi io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso il video vi fosse piaciuto e non foste ancora iscritti. Ci vediamo nel prossimo episodio, io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!